incontro tra Gesù e Pietro, subito dopo un'apparizione di Pasqua, Gesù chiede a Pietro se lo ama e lo chiederà per ben 3 volte. Strano, vero? Tra le altre motivazioni, una simpatica è quella di ricordarci che Pietro per 3 volte, davanti a della gente che lo accusava di essere amico di Gesù, per 3 volte dice «No, io non lo conosco», cioè sbaglia 3 volte. E Gesù, appena risorto, va da Pietro e gli dà 3 possibilità di amore. «Mi ami? Mi ami? Mi ami?» Sì, perché a tutti può succedere di sbagliare e è necessario, come abbiamo visto con Ulisse nell'isola dei lotofagi, dimenticarci ogni tanto delle cose, lasciarci alle spalle i nostri errori, cioè se ne impara la lezione e poi si mettono da parte. Gli errori della nostra vita non sono materia di memoria, soprattutto se il Signore è pronto a perdonarli e a cancellarli. Guarda, non esistono persone perfette e il Signore lo sa bene. Tutti facciamo errori che nel percorso di fede vengono anche chiamati peccati. A proposito, noi al gruppo stiamo parlando e parleremo di che cos'è un peccato, perlomeno secondo te. A volte però ci sono anche le domande che uno si pone e non sa se una determinata cosa è sbagliata oppure no, se è un peccato oppure no. Infatti al campo si potrà scrivere un biglietto e poi in generale ne parleremo. Se hai una domanda urgente puoi sempre scrivere un WhatsApp e io ti risponderò direttamente. A volte, infatti, è possibile che alcune cose non siano peccato, ma ognuno può convincersi di avere qualche cosa di sbagliato. A volte, tra l'altro, ci mettiamo un sacco di paranoie pensando di non essere fatti bene, spesso perché il nostro corpo non ci piace o perché non ci sembra di essere bravi, in gamba, capaci come gli altri. Questo ci porta a sottovalutare i nostri doni. Nel tempo della cresima i nostri doni invece vengono esaltati. Il Signore ci aiuta a tirare fuori quei doni che ha già posto dentro di noi. E tu quali doni hai? Forse non li avrai tutti, ma bastano anche piccoli doni. Per questo ti lasciamo con una poesia importante da cui partire. Se non puoi essere un pino sulla cima della collina, sii un arbusto nella valle, ma sii il miglior piccolo arbusto sulla sponda del ruscello. Sii un cespuglio, se non puoi essere un albero. Se non puoi essere un cespuglio, sii un ciuffo d'erba e rendi più bella una strada maestra. Non possiamo essere tutti capitani. Dobbiamo essere equipaggio. C'è qualcosa da fare per tutti qui. Ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono di più piccoli e il compito che devi svolgere tu è il più vicino a te. Se non puoi essere una strada maestra, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Non è con le dimensioni che vinci o perdi. Sii il meglio di qualunque cosa tu sia. E nella cresima ti viene detto, tu sei prezioso. Sforzati di scoprirlo, di viverlo e di crederlo.